libero. Sei pronto? Già si vede dove sei. Allora, quello che vedremo oggi è, come ha detto Stefano, come realizzare un DVR o un NVR, che è un registratore di video tramite network, quindi Picam e Cameron Vue, con un programma open source che può girare su Linux, cosa non molto scontata. Allora, perché fare un sistema DVR o NVR interno? Allora, non so quanti di voi hanno mai comprato un DVR o un sistema di videosorveglianza a casa, un Picam avete mai utilizzato? La maggior parte sono con CMS proprietario. Nonostante sulle telecamere o sui DVR giri Linux, il front-end viene realizzato quasi esclusivamente su Windows. Alcuni addirittura, come questo tipo qua, girano addirittura soltanto su Internet Explorer perché girano con un Applet ActiveX, che è la cosa peggiore per una persona che vuole utilizzare un minimo di sicurezza. È assurdo. Se provate a visualizzarlo con Firefox Chrome, vi fa vedere soltanto la pagina di visualizzazione delle telecamere, ma non vi permette di fare nessun tipo di settaggio. E quindi è una cosa che già può essere limitante. Poi utilizzare più sorgenti significa avere più tipi di programmi differenti, quindi non poterli sempre accorpare. La stessa cosa capita con le app per cellulare. Ogni telecamera, ogni DVR c'è una propria app, quindi per controllare più sistemi contemporaneamente bisogna avere più app installate. Allora, il componente prioritario che sta sotto a Motion Eye è Motion, che era il vero e proprio motore software che genera il flusso video. E gestisce le telecamere, il protocollo V4L2 sono le telecamere USB classiche, quindi potreste realizzare un DVR direttamente con un telecamera USB. Le Picam tramite i protocolli HTTP o RTSP, RTMP, che sono due protocolli un po' più usato ultimamente, sono le classiche ONVIF. PI Cam sono le telecamere Raspberry, oppure prendere un flusso video da un DVR o dalla scheda di acquisizione. Allora, questa è la home page di Motion, è completamente open source, trovate sia le caratteristiche delle telecamere che possono essere supportate, e poi trovate pure su GitHub tutto il codice sorgente. Allora, questi sono i tipi di telecamere più o meno utilizzabili. Sulle IP cam c'è da fare un po' un distinguo. Ci sono IP cam tramite protocollo HTTP che hanno un tipo di flusso che si trova sull'indirizzo IP che c'è la l'IPCAM più di solito un'estensione .cgi che va un po' rintracciata.
Molto più comodo sono le Onvif. Le Onvif sono molto utilizzate attualmente, camminano tutte sulla porta 554 e sfruttano il protocollo Onvif che però di base è abbastanza proprietario perché è derivato da un progetto Windows di Microsoft. Quindi è il motivo per cui molti DVR si appoggiano agli applet o a Windows perché hanno la facilità di avere tutti i diversi tipi di path oltre l'IP già preconfigurati, quindi si vanno a eliminare quello che andarsi a trovare, per esempio, la corrispondenza tra il tipo di telecamera e il path da inserire alla fine dell'IP per inserire una telecamera Onvif. Allora, una cosa comoda da fare per chi usa Linux e vuole farsi il DVR interno, per cui deve andare a rintracciare, magari non è di default il codice, il path, e bisogna rintracciarlo, si può usare o un programma che si chiama Xeoma, che è un sistema di videosorveglianza che c'è una versione demo gratuita, però è a pagamento, si paga con le licenze per il numero di telecamere, però a noi non interessa il sistema di videosorveglianza, quanto il modo che ha di scannerizzare le telecamere. Fa una scansione al layer 2 di tutti i flussi video presenti sulla macchina e restituisce l'indirizzo IP direttamente. Oppure ci sono siti come iSpy, ma ce ne sono pure altri, che vi danno quello che abbiamo visto prima, che è un elenco delle telecamere supportate con il path da inserire dopo l'indirizzo IP. Allora, il pro e il contro di Motion. Allora, Motion è molto versatile come apparati supportati, perché come vi ho detto, praticamente ogni sorgente video può essere importato in Motion. Può essere comodo se qualcuno ha da fare una pagina web e vuole importare un sito sul proprio sito il flusso video di una telecamera Onvif che cammina sul protocollo RTSP, dovrebbe far installare al client un applet VLC che codifica in real time l'RTSP e lo trasforma in flusso video da visualizzare sulla pagina. Utilizzando Motion invece si ha la conversione sul server o sulla macchina che si utilizza come server e viene restituito un path in HTTP su una porta, quindi è facilmente implementabile su qualsiasi pagina web, è molto più facile da inserire rispetto a far installare l'applet o inserire proprio il codice per generare. Praticamente posso usare tale video praticamente. Sì, non vi faccio vedere come viene. Questo praticamente potreste inserirlo direttamente sulla pagina web e viene visualizzato velocemente, mentre il codice il flusso originale della telecamera Onvif io lo dovrei vedere con VLC e generare tramite VLC poi questo stesso tipo di flusso. I contro di Motion sono intanto l'aspetto grafico scarno, quasi nulla, adesso non lo carico perché c'è Motion ID già sotto, però il file di configurazione da terminare, quindi non è molto intuitivo, ci sono un sacco di parametri impostabili, si vede male, però non è molto intuitivo, è
come vi ho fatto vedere, per ogni flusso video vi genera una porta, quindi dovreste avere, però già questo sistema vi permette di non avere vincoli lato client, cioè voi non avete in questo momento la necessità di essere su un sistema operativo o su un browser definito, perché voi avete un flusso video che è in HTTP. MotionEye praticamente che fa? Prende quello che è il motore che è già potente di Motion e crea tramite Python un'interfaccia web sia per la visualizzazione che per la configurazione dei flussi video. E il codice è sempre open source, c'è sempre il codice, lo trovate su GitHub, c'è la home page del progetto e questa volta il tipo di aspetto è molto più confortevole rispetto a quello di Motion, perché è questo qua. Avete sia la possibilità di aggiungere graficamente una telecamera. Stai inserendo telecamere direttamente da Sì, MotionEye. duplico una di quelle già esistenti perché non abbiamo altre. Posso fare una domanda? Sì, Si prego. possono inserire pure telecamere su IP pubblico, Su? IP pubblico, alcune telecamere sono IP Sì, pubblico. perché io posso mettere qualsiasi indirizzo IP. È ottimo per provare il sistema, prendi quelle telecamere pubbliche che ce ne stanno elenchi a milioni. Sì, E c'è proprio un sito che ti mostra un bel elenco. E come vedete tutta la parte di configurazione ce l'avete tutta grafica, sia dal scegliere quale tipo di risoluzione, e qui non è impostato perché adesso è su una Raspberry, non ha molto spazio, però avete pure come dove andare a mandare il flusso video, la registrazione del flusso video, i parametri dello streaming, ci avete sempre per ogni telecamera la porta dedicata, quindi se vi serve per una pagina web c'è sempre quello che era il discorso di Motion, però c'è pure la possibilità di avere una visuale un po' più stile CMS classico.
potete scegliere pure il numero di colonne, come se avete molte telecamere, i parametri su come registrare. C'è la sezione motion detection per stabilire di quanto deve essere la porzione di movimento sul video per attivare la registrazione, perché si può fare sia la registrazione continua che tramite il motion detection, quindi impostando i parametri di movimento. Allora, altra comodità di avere Motion gira su Linux, Windows, no, su Windows no, però gira su Linux, quindi per fare un sistema compatto può essere usata qualsiasi scheda embedded, tipo Raspberry Pi, che è una delle più diffuse, ma adesso ce ne sono una miriade di schede, più o meno potenti e con più o meno peculiarità. Quella che abbiamo utilizzato noi adesso è una Raspberry, giusto perché è la più diffusa attualmente, però si potrebbe fare su qualsiasi altra scheda embedded. La Raspberry, per chi non la conosce, è un sistema con un processore ARM, molto simile a un telefonino come tipo di hardware, e ha la possibilità ormai con la Raspberry 3, di partire direttamente tramite USB, quindi si può collegare direttamente un hard disk alla porta USB, farlo avviare l'hard disk, e quindi avere tutto lo spazio per registrare il flusso video del sistema di videosorveglianza. In realtà sul sito di Motion addirittura hanno fatto una versione direttamente installabile per Raspberry Pi, che praticamente genera una ISO che, messa su microSD o su hard disk, trasforma la Raspberry Pi direttamente in un DVR, senza avere l'interfaccia classica di Linux. Però per chi è appassionato di IoT, è meglio mantenere Linux sotto e, nel caso, trasformare il DVR fatto con Raspberry Pi in un sistema d'allarme completo. Quindi collegare magari dei sensori di apertura e chiusura porte, avere il sistema video, la Raspberry può mandare email nel caso, può gestire un modulo SIM per mandare telefonato SMS. Tramite un relè che non è inserito nell'immagine, può anche attivare o disattivare un allarme, cioè una sirena, quindi fare da allarme, da sistema d'allarme completo. Se c'è qualche domanda, credo di aver finito con il. Se avete qualche domanda, se no facciamo pausa. Spendo un attimo, se non ce l'avrei, ma la potenza di lavorazione per fare la trascodifica dei video. La Raspberry fino a 4-5 le regge abbastanza. Sì. In realtà la Raspberry non è il massimo attualmente tra le schede embedded, perché per esempio l'Asus Thinkerboard è x86, Orange Pi la versione 2 è un 8 core rispetto al quad core di Raspberry 3, stessa cosa la Banana Pi. La comodità di Raspberry Pi è sul fatto che c'è molto più supporto, trovate molto più documentazione, però cioè, installare Raspbian su Raspberry non è la stessa cosa di mettere
Linux su Orange PI. Su Orange PI perché ce l'ho, gli altri sono più o meno. È un po' più ostico perché vanno fatte le partizioni in modo differente. Però per esempio Orange PI permette più facilmente di installare Android rispetto a Raspberry Pi. Perché sto guardando un sistema di sorveglianza con un certo numero di videocamere, sì, tipo quelle con la wireless o wireless, se sono più di 4-5, cioè una palla, poi registra. Ma che risoluzione le 4-5? Qua HD 720p. In realtà la codifica è standard. Il grosso col fatto che il flusso viene già generato compresso da OnBeef è minima. Allora il problema è quando si va a prendere, siccome io posso scegliere la risoluzione. Allora, io ho la telecamera, questo è il suo formato originale del flusso, quindi se io vado a prendere questo flusso che già mi arriva più o meno in MP4, in realtà non lo vado realmente a codificare, perché è quasi un salvataggio 1-1. Se vado ad aumentare o diminuire la risoluzione, allora là vado a stravolgere quello che è il flusso originale, allora là comincia a calcolare molto bene. Perché l'obiettivo è mettere le telecamere per attivare un registratore, no? Cioè il registratore flusso continuo oppure su senso di movimento. Quindi quando percepisce il movimento va. Ma le registrazioni continue si occupano più o meno? Dipende dal flusso, dal tipo di telecamera. Perché sarà proprio un app? Io non chiedo compresso per niente. Normalmente sono. Qua per esempio c'è il. Allora sotto c'è sempre un motore FFmpeg che fa la codifica quando si va a comprimere, si piglia un dato non compresso. Però poi si possono installare i vari moduli per scegliere il tipo di compressione, aumentare o diminuire. Stavo pensando, se il Motion AI si possa installare anche su una macchina virtuale, Amazon o su Azure. Sì, perché e quindi sarà una macchina con le telecamere e quindi sposti il carico su un qualcosa di virtuale che può installare. Allora, in questo momento per esempio non sta codificando nulla perché non salva, quindi io ho le quattro porte, se me le forwardo fuori su una macchina virtuale posso registrarle pure in remoto, non devo per forza farlo in locale, quindi posso spostare la registrazione all'esterno, oppure posso mettere direttamente su una macchina virtuale. Qua abbiamo fatto più che altro per avere la comodità di averlo qui. Tieni presente che comunque c'è il frame rate da considerare, non solo la risoluzione. Cioè, un conto è il frame rate, però se registro a 2-3 frame al secondo è diverso che registrare anche a 720p, però tutti i 25 frame al secondo. Considerate che normalmente, posso dire una cosa, cioè normalmente sulle vecchie telecamere quelle a nastro, normalmente si registravano, invece di registrare i 25 frame, 25 frame al secondo, tu registravi 4 o 5 tu vedevi il movimento, non vedevi il continuo. Questo per esempio è l'utilizzo attualmente del processore RAM della Raspberry Pi. Sono 3 o 4 telecamere? Sono 3, abbiamo messo due volte lo stesso flusso. Ma questa per esempio che non è con me. È la USB rossa che praticamente è limitata dalla CPU essenzialmente. Sì, sì. Infatti per questo dico. Perché lavora sul server e la configurazione. Ma è possibile mettere Motion AI su una macchina, per su una Raspberry e Motion quello che fa tipo lavora? No, in realtà Motion è sotto il Motion AI. Quello che fa il lavoro effettivo di codifica è FFmpeg. Quindi io posso pure farlo fare con una macchina dedicata eventualmente. Infatti, o magari invece di una Raspberry, cioè la Raspberry adesso l'abbiamo presa più che altro perché è un sistema compatto, c'è il GPIO e quindi nell'ottica dell'IoT è più comoda.
ma nulla vieta di prendere un thin client o un microcomputer e utilizzarlo come DVR. L'importante è che io adesso ho da qualsiasi, se voi vi connettete alla Wi-Fi Motion. C'è una Wi-Fi Motion AI qui che è libera, ci si può collegare mettendo lo stesso indirizzo IP di Motion AI, dell'interfaccia grafica di Motion AI. Vedete anche da cellulare, vedete la stessa interfaccia. In più c'è la possibilità su Motion AI di avere sia l'account admin che dà accesso alle impostazioni di configurazione, sia l'account user che vi fa vedere solo la visualizzazione delle telecamere. Quindi se bisogna condividerlo all'esterno, si dà magari l'account user e si trattiene quello. Vi volevo giusto menzionare che ovviamente la sessione mattutina è finita e per chi vuole ci ritroviamo come